Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Oggi è un giorno sicuramente importante per me perché, come diceva poc'anzi Fabrizio, oggi si concretizza quello che è l'ultimo tassello della società Pro Palazzolo che conclude un percorso iniziato l'anno scorso, conclude questo percorso per iniziare un nuovo progetto che è quello del calcio femminile. Io ho sempre, per definizione, apprezzato molto quello che era il movimento femminile e a Palazzolo ho sempre ritenuto fin dal primo giorno e appunto, come ha detto poc'anzi Fabrizio, è sempre stato vivo il voler portare il progetto femminile a Palazzolo. Ovviamente l'anno scorso avevamo altre problematiche, dovevamo insediarci e quindi ci siamo dedicati a consolidare un progetto di società sportiva, rivolto ovviamente al maschile, ma sempre nei nostri pensieri c'è stato quello di cominciare questa avventura. Sono riuscito a trovare degli interlocutori che hanno consentito questo, ringrazio il presente presidente De Rovato che ha dato la possibilità di acquisire categorie sportive in modo tale da cominciare un progetto su delle basi solide. Ringrazio la responsabile Gandossi che ha colto con grande entusiasmo quello che è questo progetto iniziale e ringrazio ovviamente Luigi Mancini qua al mio fianco per aver anche lui con grande entusiasmo insomma deciso di seguirmi in questo percorso. Sarà un percorso ovviamente non solo rivolto alla prima squadra, come per il progetto maschile, la prima squadra è la vetrina del progetto, è il nucleo trainante di quello che è poi un percorso che dovrà abbracciare tutte le categorie delle squadre femminili. Noi cominceremo ovviamente dalla categoria d'eccellenza per quanto riguarda la prima squadra, acquisiremo l'Under 15 che era facente parte della società Rovato, e poi accoglieremo più atlete possibili, partendo dall'attività di base e per tutte le annate poi a seguire, in modo tale da creare in qualche anno la filiera di tutte le annate possibili e quindi completare quello che è, come per il maschile, tutte le annate rivolte al femminile. Sulla prima squadra poi parleremo dopo di quello che è il progetto sportivo, perché al di là di quello che è appunto il risultato sportivo, questo deve essere un percorso inclusivo, un percorso che completa quello che è il progetto nato l'anno scorso e che ci proietta nel futuro, perché io ritengo che il tassello mancante del femminile era un tassello che pesava a Palazzolo e oggi, avendolo portato, devo dire che completiamo quello che è veramente il percorso che io in mente, che avevo in mente e che ci proietta in una dimensione che darà sicuramente molto lustro a questa società e anche alla città di Palazzolo. Quindi grazie davvero di cuore a chi è al mio fianco, a chi ha creduto in questo progetto, a chi ha consentito a me di poter avviare questo progetto che sarà molto ambizioso perché questo è nelle nostre corde e credo che ci porterà veramente lontano. Quindi grazie davvero di cuore a tutti e adesso lascio la parola al sindaco che giustamente è un po' anche protagonista in questo progetto, avendolo accolto insieme a me con grande entusiasmo. Io ringrazio ovviamente il presidente Forlani, il direttore Mancini, tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato. È un obiettivo, come giustamente è stato richiamato, che già l'anno scorso era stato presentato e proposto come un obiettivo in prospettiva e dopo un anno si va a concretizzare. Mi verrebbe da dire che con questa operazione la prora doppia, perché oltre ad avere la squadra maschile, anche una squadra femminile, quindi dal punto di vista delle pari opportunità siamo pienamente in linea, ma soprattutto credo che è un progetto che segue un po' quello che è il, la
la situazione attuale, il mondo attuale dello sport e dei tempi. Come diceva giustamente prima il Presidente, è un periodo, può devo dire, a fasi alterne, in funzione spesso e volentieri più dei risultati che non di un progetto, che però anche il mondo dello sport al femminile ottiene molta più visibilità in televisione, molto più spazio, e di conseguenza aver dato spazio anche nella nostra città, credo che sia un bello obiettivo e soprattutto una bella prospettiva anche per, come si diceva prima, le ragazze, le ragazzine, le bambine che hanno un'opportunità in più di sport rispetto a quelle che fino a poco fa erano offerte. La parola che ho sentito pronunciare più volte sia l'anno scorso che quest'anno da parte del Presidente e di tutto il mondo della Pro Palazzolo è la parola progetto. Chiaramente i risultati, ma soprattutto gli obiettivi e i percorsi si sviluppano e si ottengono se alla base c'è un progetto, e quindi investire, credere in un progetto è quello di cui ringrazio come sindaco in rappresentanza della città il Presidente e ovviamente tutti quelli dal Presidente in giù che lavorano fino ai volontari nell'ambito della Pro Palazzolo e del mondo Pro Palazzolo, che l'anno prossimo, come dicevo prima, sarà doppio, che avrà un mondo al maschile e un mondo al femminile, a cui ovviamente faccio un grande in bocca al lupo e auguro il meglio in termini di risultati sportivi, ma anche di progetti e di uno sport davvero per tutti da questo punto di vista. Grazie. Un calcio che ha ripreso gli odori, i profumi di altri tempi, di tempi passati da qualche anno, però che portano a Palazzolo appunto a riscoprire una dimensione di calcio che non si era mai cancellata, che poi era un attimino assopita. Quindi proprio questa diversità nella proposta è quello che, come assessore allo sport, appunto ripeto, ringrazio il Presidente, perché effettivamente non è solo un pallone che rotola in un campo, come giustamente detto, ma sono tante cose che fanno sì che quest'anno è stato sicuramente un ottimo anno, e facciamo gli auguri perché l'anno prossimo sia un gradino in più, mettiamo lì. Grazie. Io quella parola non l'ho detta. Grazie dell'invito, grazie dell'opportunità al Presidente e grazie anche in questa bella cornice, grazie all'amministrazione che permette, diciamo così, non i soliti angusti scenari, no? Tipici del calcio. E niente. Mi unisco prima di tutto ai ringraziamenti al Presidente Alberto Lancini, perché con lui è stato i discorsi, gli approcci sono stati semplici, chiari e onesti e leali, e quindi insomma nel mondo del calcio, un po' i capelli bianchi, dicevi, conosco un po', non è così frequente, quindi lo ringrazio per questa, perché in fondo anche lui ci dà un pezzo di questa opportunità di poter... Poi magari lo spiega, glielo spiega lui dopo. Ecco, volevo dire che sono bastati pochi minuti nel primo colloquio con il Presidente per capire che cosa voleva fare e che non era un progetto femminile giusto per completare e basta, era un progetto di calcio femminile inserito nella Pro Palazzolo per dare qualcosa in più alla Pro Palazzolo, e questo mi ha convinto subito che di essere arrivato nel posto giusto. Costruire un settore femminile oggi significa prima di tutto fare un regalo ad una comunità, e significa dare una risposta a, diciamo così, una domanda di sempre un numero maggiore di ragazze, di bambine, che di solito appunto di risposta non ne trova.
Pro Palazzolo ha deciso di dare questa risposta e quindi siamo qui oggi appunto a iniziare questo percorso che non sarà una passeggiata, ma c'è tanta determinazione, tanta volontà e tanto buon entusiasmo da parte dei collaboratori, che poi i primi collaboratori con cui stiamo già lavorando poi sono presenti e verranno presentati. Qui siamo in un territorio che è stato uno dei momenti di svolta del calcio femminile italiano. Mi riferisco al Brescia Calcio femminile, che era da queste parti, il presidente Cesari era un'azienda qui vicino, e quel calcio noi vorremmo che rinverdire, diciamo così, no? Questa tradizione in questo partendo da questo luogo che è così, come dire, può essere interessante, no? Pensando anche al passato, però guardando al futuro. Oggi il calcio è cambiato, oggi il calcio non è più il calcio di 15 anni fa, il calcio femminile. E noi lavoreremo perché appunto si ritorni ad essere protagonisti, lavoreremo per tornare nei campionati nazionali. La Serie C è il primo campionato nazionale, quindi è evidente che sarà il nostro primo obiettivo e il primo step che ci auguriamo di raggiungere il più presto possibile. Però significa anche, come veniva già ricordato, costruire un percorso di crescita per le nostre bambine, che poi diventano ragazze e poi diventano donne. Crescita non solo tecnica, crescita anche, come dire, educativa, morale, secondo i valori anche dello sport, perché lo sport è portatore di valori come la lealtà, il rispetto, perché in fondo chi si avvicina nei nostri settori giovanili, appunto da bambine in su, non sappiamo se diventeranno calciatrici, non possiamo saperlo prima, ma abbiamo la certezza che diventeranno cittadine, per cui la nostra parte dobbiamo farla senza sovrapporci ad altri attori, diciamo così, in questa crescita, però la nostra parte la dobbiamo fare. Ecco, detto questo, io direi che il territorio, l'altro aspetto importante, nel senso più esteso, diciamo così, del termine, non solo del comune di appartenenza, è un riferimento per la nostra attività e deve esserlo, e noi vogliamo essere un riferimento per il territorio. Sto parlando sempre al femminile, ovviamente, perché il calcio è presente in questo territorio alla grande. E quindi noi pensiamo che i rapporti buoni con altre società, con gli attori che comunque diciamo così sono i primi punti in cui si aggregano magari anche le ragazze, le bambine, come gli oratori, sto pensando, e oltre alle società sportive dove fanno fatica a trovare collocazione, noi faremo un'azione per avere queste collaborazioni e partendo ovviamente dal comune per poi estenderci, per poter avere, diciamo così, anche un'offerta più complessiva. La nostra società, il nostro settore giovanile diventerà, abbiamo già intavolato e siamo molto avanti con diciamo così, le discussioni, diciamo, che poi sono chiacchiere per il momento, diventerà un centro tecnico del Milan Calcio Femminile. E questo porterà, diciamo così, ai nostri tecnici una formazione, porterà formazione, diciamo così, specifica, porterà metodologia di alto livello. Sarà impegnativo anche per i nostri tecnici seguire questa cosa, però è una cosa che vogliamo fare perché pensiamo appunto di qualificare la nostra attività. Io sono onorato di essere qui, di potermi misurare con questo progetto e insieme a me anche le altre persone. In queste settimane abbiamo già definito il management del settore, abbiamo completato l'intero staff della prima squadra femminile e abbiamo già iniziato a lavorare per completare i quadri tecnici anche del settore giovanile. E io vorrei, già che sono qui, poi ringraziare anche qui Lidia Gandossi, che è stata un po' il tramite che ci ha permesso di concludere l'operazione, che sarà la nostra responsabile organizzativa.
il direttore tecnico Brusa Giovanni, che era comunque al Montorfano Orvato con compiti di che era l'allenatore praticamente, al nuovo allenatore Ermanno Bighè, che ha una grossa tradizione nel calcio femminile, e alla team manager, scusate, ma Erminia Manfredini, e al responsabile del settore giovanile Gigola Roberto. Chiudo perché non ce la faccio più. E niente, dirò qualcosa poi se mi viene la voce. Grazie. Il progetto femminile ha la stessa dignità, gli stessi spazi, e quindi va da sé che giocherà sul campo 1 dello stadio, giocherà in alternanza con la squadra maschile, ovviamente se lo staff tecnico della prima squadra deciderà di utilizzare il campo 1. Qualora decidesse di utilizzare il campo 2, si può usare anche quello, ma il forte volere del presidente è quello di utilizzare lo stadio in alternanza con la prima squadra maschile. Riprendo un po' alcuni degli argomenti e dei ragionamenti che avevamo fatto giusto l'anno scorso. È un'operazione che va vista da diversi punti di vista. Il primo è quello comunque di una realtà, una società che investe sul territorio, e quindi c'è questo aspetto imprenditoriale di investimento sul territorio, di creare valore su un territorio e di dare valore a un territorio. Questo è un piano più di natura economica che chiaramente in un contesto generale va considerato e del quale ovviamente un'amministrazione non può che essere contenta, perché come dicevo prima vuol dire qualcuno che investe, che crea valore, che crea opportunità nel tuo territorio. L'altro tema è che è già stato toccato a livello di progetto complessivo, le opportunità poi dal piano economico si spostano al piano sportivo o aggregativo, vuol dire creare più opportunità a quelli che sono i cittadini, i residenti, ma anche in un contesto giustamente più ampio come è stato richiamato, dare opportunità anche a proprio un bacino territoriale. E questo vuol dire ancora una volta creare un altro tipo di valore, che è un valore più sociale, un valore più di natura in termini di opportunità su un territorio, e un'opportunità che insieme all'altra determina un percorso di crescita complessiva e collettiva. In una dimensione poi di realtà come quella attuale, come si diceva prima, vedere 700-800, 1000 persone, 1500 persone allo stadio nei momenti di piena vuol dire anche ricostruire quel sano rapporto tra il professionismo, lo sport, il tifo, che non può che far bene ad una comunità tutta insieme. E anche questa iniziativa della festa di primavera chiaramente non fa altro che accrescere questo attaccamento, ma soprattutto questo progetto complessivo di opportunità di valore da quello che è il bambino a quello che è l'adulto, in un contesto ovviamente di sport e di crescita anche di valori e non solo di quello. Questo è un po' il ragionamento che riprende alcuni temi che avevano già affrontato, ma che fa capire quello che c'è dietro un progetto di questo tipo, che chiaramente viene portato avanti da una società, ma che coinvolge necessariamente un'amministrazione, mi viene da dire in generale una città e una comunità. Io praticamente mi ripeto dicendo che effettivamente i risultati della prima squadra sono sicuramente importanti, ma quello che come assessorato allo sport ci piace è il fatto di dire 500 bambini che si allenano, e adesso anche tutto il settore femminile, come ha detto bene prima il direttore generale, noi sappiamo che questi bambini cominciano a formarsi e a fare sport all'interno di questa società, però non sappiamo se domani tra 10 anni questi saranno calciatori, ma mi è piaciuto quanto ha detto il direttore generale, sappiamo che tra 10 anni, 15 anni saranno cittadini, formarli, dargli la possibilità di avere
uno spazio di sport oltre al calcio, a Palazzo ce ne sono tanti, ma in questo caso a poter permettere anche alle ragazze e alle bambine palazzolesi di fare calcio, di fare calcio al femminile, nel senso nel proprio paese, è un arricchimento che ripeto, come amministrazione, come assessorato allo sport non posso che essere contento, quindi bene così, grazie. Io sono stato uno dei promotori perché sono arrivato al primo incontro con il presidente e con Mancini, e alla fine di questo incontro è la prima volta che mi sono sentito così partecipe del calcio femminile, e questa società poteva fare qualcosa di importante per il calcio femminile. E quindi ho fatto questa valutazione, ho fatto fare questa valutazione alla mia responsabile, che è Lidia Gandossi, e alla fine siamo arrivati a trovare questo grande accordo che ci porterà sicuramente a un grande futuro. Io sono molto carico e ho molta voglia, perché penso di essere in una società in cui crede veramente nel calcio femminile, e il presidente me l'ha dimostrato da subito. Devo dire grazie. Bene, grazie. Siamo allo spazio dell'organizzativa Lidia Gandossi, e ovviamente anche dell'Avevo. Va bene. No, come ha detto il Presidente, è stata una scelta non dettata dal cuore, ma semplicemente dettata dal pensare che al movimento femminile arrivare a Palazzolo avrebbe dato molto di più. Questo ovviamente dopo l'incontro col Presidente Forlani, che mi ha fatto subito percepire che non era semplicemente portare qui giusto per il femminile, ma mi ha trasmesso proprio quel credo nel calcio femminile. Questa sensazione ha fatto sì che poi tornassi a Rovato e dicessi no, facciamo questo passo per il bene delle ragazze. 35 anni che sono nel calcio femminile, solo nel calcio femminile. Pertanto le sensazioni normalmente mi hanno sempre portato bene. Questa sensazione verso il Presidente, verso il progetto del Presidente Forlani, devo dire che mi ha attirato molto. Mi auguro, ma alla fine dopo i vari interventi che hanno fatto non dovrei nemmeno dirlo, perché ho anche percepito proprio il trasmettere, perché per me è sempre stato importante sì lo sport in genere, che deve essere una palestra di vita, ma il formare le ragazze, in questo caso le ragazze, ma formare comunque chi partecipa allo sport in generale, e ho comunque capito che i valori verranno trasmessi anche qui, ed è un punto sul quale io non transigo, perché crescere e far crescere le ragazze come donne è la cosa più importante. Poi arriva anche il calcio, certo. Grazie. Grazie. Allora, io per prima cosa vorrei ringraziare le persone che mi hanno scelto per questo obiettivo ambizioso, e dico ambizioso perché già la location dove stiamo presentando questo progetto è una location importante, cioè io alleno non da tantissimi anni, perché sono 15 anni, 16 anni che alleno, ed è la prima volta che mi capita una location di questo tipo e una presentazione di questo tipo. Quindi questo dà già l'idea di una conferma di tutto quello che è stato detto finora dal sindaco, dal presidente, che l'obiettivo non è solo fare squadra femminile perché tra virgolette va di moda, ma perché ci sono delle persone che credono che sia un progetto che possa completare già una società sportiva, in questo caso calcio, che aveva bisogno forse proprio del calcio femminile per dirsi veramente completa. Quindi l'obiettivo è ambizioso, quello che ci siamo proposti è di provare a lottare per le prime posizioni, e quindi questo obiettivo di salire nelle categorie superiori è un obiettivo vero, serio, tanto è vero che ci stiamo attrezzando per costruire una squadra che possa competere per quel livello. E siamo anche consapevoli che la prima squadra è un po' questo vertice di una piramide che in questo momento sotto è un po' incompleta, ma che nel giro di pochi anni vogliamo che si completi effettivamente come è completa quella maschile. Grazie.
Ovviamente sono già in atto, ma ovviamente ci sono alcuni campionati che non sono ancora finiti, quindi sarebbe anche spiacevole fare nomi, però sì, cioè il nostro obiettivo è quello di costruire una squadra con elementi di qualità, quindi ovviamente ci sono elementi di qualità che già c'erano nella società Rovato, che già c'erano nella categoria eccellenza. Ovviamente stiamo cercando delle giocatrici che in questo momento magari erano in un livello superiore, diciamo, alla categoria dell'eccellenza, perché pensiamo che possano darci una mano in modo serio per raggiungere l'obiettivo che ci siamo proposti. Direi che siamo lì, fermi, la dimostrazione è anche le difficoltà di alcune società che magari stanno sul mercato 5, 6, 6, 7 anni e poi devono lasciare. Ci fossero tanti presidenti forlani in giro, io penso che ci sarebbe una buona crescita. Teniamo anche presente che logisticamente Palazzolo, a mio parere, ci darà un salto, anche proprio numerico, proprio perché copre una zona interessantissima per il calcio femminile, a cui siamo stati sempre stato molto difficile andare a raggiungere per le distanze, e secondo me come ubicazione. Però il calcio in se stesso, secondo me, è fermo un attimino e ne abbiamo di strada da fare prima di arrivare a certi livelli. Grazie. Il punto per il calcio femminile, ma molto per il Palazzolo, che è uno spazio. Assolutamente sì, assolutamente sì, e meno male che ci siamo noi qua adesso ad approfittare della situazione. Sociale per coinvolgere il territorio e diventare voi un vero e proprio punto di riferimento per tutte le ragazze che vogliono coltivare la loro passione e farlo vicino casa. Ma sì, adesso ci saranno diverse iniziative che sono ovviamente gli Open Day e pubblicizzeremo molto quello che è la nascita di questo progetto, tant'è vero che una conferenza del genere è fatta proprio per riuscire ad espandere il più possibile la conoscenza di questo progetto, e poi, ripeto, verranno fatti gli Open Day, verranno fatte tante iniziative per cercare di attirare più ragazze possibile, perché, ripeto, al di là della prima squadra, quello che vogliamo fare è completare la filiera per tutte le fasce d'età, se sarà possibile, nel giro di qualche anno. Questo deve essere chiaro, e da qua che nasce poi appunto l'affiliazione a una società importante, sperando di concluderla nel giro di breve, perché appunto vogliamo far capire che prima squadra importante, per definizione noi qua a Palazzolo puntiamo sempre a vincere, ovviamente fino a che ci consente ovviamente la città, perché ovviamente vincere finché si può, e sicuramente l'eccellenza sarà un imperativo provare a vincerla o comunque di arrivarci vicino, perché il primo anno sappiamo sempre che è un anno particolare, però è importante, ripeto, il settore giovanile. Io punto sempre su questo perché mi interessa anche la questione sociale, come per il maschile, anche per il femminile. Poi la prima squadra viene da sé, la prima squadra è la cosa secondo me più semplice da fare, difficile invece è il settore giovanile. Ci proviamo, ci proveremo nello stesso modo con cui proveremo per la parte maschile. Gli spazi riservati alle ragazze saranno gli stessi dei ragazzi, e qualora dovessimo per spazi dover spostare qualche squadra, si sposterà qualche squadra di settore giovanile maschile e non la femminile. La femminile giocherà assolutamente sempre nell'impianto di via Brescia, questo per un volere mio, perché deve essere soprattutto nei primi anni capito, come ho detto prima, che il femminile non è un di cui del maschile. Questo deve essere chiaro, perché ci tengo molto e un po' di esperienza mi ha fatto capire che va proprio
ripetuto spesso questo, ci tengo molto, e poi ripeto, tanto tempo al tempo, e tra un anno capirete quello che intendiamo dire oggi.